Bentrovati dal vostro Energix. Oggi siamo qui ritornati su Just Cause 4, sul quarto episodio. Oggi ragazzi siamo qui per incontrare Mira nell'hangar. Va bene ragazzi. Che te ne pare? Credi che volerà? Tu sali e basta. Ti devo spiegare le procedure per volo. Ok ragazzi, ora vediamo cosa voglio fare. Ma ragazzi, portiamo Mira all'aeroporto. Velivolo non identificato, qui torre AGB. State entrando in uno spazio aereo vietato. Deviate la rotta immediatamente. Ci penso io. AGB, qui Manonera 773. Chiamata di sicurezza. 1799. Chiedo autorizzazione all'atterraggio sulla pista AGB. Roger 773, autorizzato per l'atterraggio ad AGP. Ben fatto. Te l'ho detto che era affidabile. Ci aspetta all'hangar 6. Tu a terra piano. Certo, pianissimo. Che? Hangar 6, eccolo, qui dentro. Ok ragazzi. Dov'è? Trova l'amica di Mira. Ok, là. Non mi dire che è lei. Forse sì. Appunto. Mano lì. Copriamo Mira perché. Porco due. Madonna. Indietro. Non male. Uno su tre. L'altro qui. No, ho sbagliato. Ci vede la persona. È il terzo, è là ragazzi. Ok. E ora che cosa dovremmo fare? Non adesso. Dobbiamo arrivare alla torre di controllo. Pronto passaggio. Porta un veicolo per fare salire Mira. Subito. Questo facciamo salire Mira veloce, però così. Andiamo. Ok, e ora porta Mira alla torre di controllo. Ok, andiamo. Una cosa alla volta, Rico. Dopotutto un piano è una lista di cose che non storto, no? Ricordo di averlo detto prima che facessero il volo. Ah, dobbiamo portare là. Fare in fretta se vuoi avviare quei programmi su tutte le console. Roger. Ho inviato il materiale sul rampino di Rico. Grazie, Easy. Fa fatto. Okay, sì, no, nel frattempo faccio tutti i bersagli, Rico. Ora chiamiamo le console del bridge. Ragazzi, va bene, ci vorrà un sacco. Ma noi siamo Rico Rodriguez e ce la faremo. No, dai, Rico. Ok. Ecco il primo, ragazzi. Abbiamo anche un minuto di tempo, anzi 2 minuti rimanenti. Dovrai attivare tutte le console. Sono 2. Raga, ne mancano 4. Ecco il terzo. Siamo al quarto. Dai ragazzi, gli ultimi 2. Quinto. Dai. Ora andiamo all'ultimo ragazzi, in fretta.
Ragazzi, ed ecco l'ultimo. Ma ragazzi, l'abbiamo fatto in tempo. Ok. Che andiamo da mira, ragazzi. Come sta andando? Avrò bisogno di qualche minuto. Copiami, ok? No. Che vai via. Questo mi dava problemi, ragazzi. No, raga, troppo gente. Mira, andiamo. Mira, sali. Come si va? Sergento, porco due, raga. No, sparare, mira. Che cazzo fa? Ragazzi, eccoci arrivati. Va bene così, ragazzi. Ora portiamo a me racconto di stazione. Ecco il punto di stazione. Dai, vieni, mira. Ok, ragazzi. Non è proprio andata secondo i piani, eh? Come sempre, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie, Rico. Ci vediamo. Che ragazzi, missione completata, corsa. Comunque ragazzi, facciamo il primo, l'altro avanzamento, avanza. È l'Islas Indiques, qua non so come cazzo si dice, è nostra. E abbiamo sbloccato anche la missione. La teoria di Cesar mira a un collega con delle teorie che potrebbe darci informazioni sulla zona 3. È il suo progetto Yappa, raggiungilo all'aeroporto e non essere prevenuto. Ok ragazzi, io direi di andarci. Siamo arrivati alla missione. Abbiamo la teoria di Cesar. Ehi, Rico. Senti, Cesar non passa molto tempo con la gente, almeno non più. Questo è l'agente segreto. Sì, questo è Rico. Mira dice che hai qualcosa per me. Prove che il tempo meteorologico di Solis è artificiale. Vieni dietro, c'è... Chi l'ha messo là? Ah, un momento e ci sono. Ah, questo lo stavo cercando. Ok, ecco, collego questo e... Ok, questo. Ricorda, Cesar, di soltanto quello che ci siamo detti. Sì, ok. Il tornado su Nueva Vos, la capitale, 10 anni fa. Mina Vendaval, mesi dopo. Il mio aereo. Tutto distrutto dai tornado. Tornado controllati... dai rettiliani. Oh, merda, Cesar. O dai nordici, di sicuro posso escludere i grigi. Non rapiscono. Mira, Cesar. Aspetta. Guarda qui. Come lo spieghi, eh? Compare dal nulla e un tornado gli si forma intorno. L'hai già visto? Mandalo ancora.
L'hai visto anche tu, vero? Continua. Io l'ho visto qui e qui. Qui è vicino a Iapa e qui c'è zona 3. È roba aliena. È una stazione di ricerca meteorologica. Sia Iapa che zona 3 le finanzia Oscar Espinosa, l'uomo dietro le quinte. Ammesso che sia un uomo. Diciamo che è un uomo, eh? Il nucleo di questo UFO ci consentirà di violare la rete Iapa? Se ci arriviamo, sì. Impossibile. È dentro un tornado. E se mi tuffassi dentro? Tuffarti dentro? Nell'occhio di un tornado? Beh, come possiamo farlo? Io direi di iniziare da qui. Rivediamo tutto un'altra volta, ok? Ok. Catturiamo e potenziamo un tornado. Per farlo ci servono i cannoni a vento del laboratorio alieno. Zona 3. Per mandarlo sulla capitale. Per sapere dove mettere i cannoni userò le attrezzature radar di Ojo della Pradera. Seguiremo e tracceremo il tornado. Io guido lo Storm Chaser. Per costruirlo... Sì, sì, dobbiamo prendere l'attrezzatura di tracciamento meteo aliena dal laboratorio alieno. Cesar. Da zona 3. A Prisa Automobile. E al momento giusto, l'esercito ferma i cannoni a difesa di Mina Vendavale. Così il tornado può andare verso Nueva Vos. Che l'esercito farà evacuare. Posizioniamo dei cannoni a vento intorno a Torre Espinosa. E rinforziamo il tornado quanto è necessario. Poi salto dentro fino all'UFO di Cesar e faccio qualcosa. Che ve ne pare? È una follia. Ed è per questo che funzionerà. Ragazzi, missione completata. La teoria di Cesar. Caricamento zona 3. I dati di questa stazione meteorologica saranno preziosi nella batteria. Recuperali in sicurezza prima che mandano il nostro esercito. Ok ragazzi, andiamoci. Missione. Ora indaghiamo al nido del vento. Ho trovato un laboratorio costruito intorno a un dispositivo circolare. Pompa un sacco d'aria. Deve essere il nido del vento. Riesce a raggiungere il laboratorio centrale. Prima devo spegnere quel flusso d'aria. Ecco collegato agli interruttori. Usa gli interruttori per disattivare il vento. Ok ragazzi, andiamoci subito. Eccoli. Spento l'interruttore. Ecco il primo, ragazzi. Ce ne saranno altri. Quello del vento avrà bisogno di un sacco di corrente. Facciamo il secondo. Ecco il secondo, ragazzi. Passiamo al terzo. Ecco il terzo, ragazzi. Passiamo all'ultimo. Ok ragazzi, ecco l'ultimo. Pomma! Sembra che si sia fermato. Easy, è pronto ad aiutarti con il laboratorio centrale. Vai lì. Prendi drive. Cosa? Collegalo al trasmettitore che ho segnato presto. Sto arrivando. La mano nera usa driver refrigerati come misure di sicurezza. Diventano inutilizzabili quando si scaldano. Raggiungi quel trasmettitore perché possa recuperare i dati. Eccolo! Ok ragazzi, mettiamo nella console. Collegato easy, sì. Ora trasmissione dati. Difendi la trasmittente. Ok ragazzi, andiamo. Accesso non autorizzato al trasmettitore del padiglione di ricerca.
così. Dai ragazzi, dobbiamo difendere, dai, ce la possiamo fare. Sì, però aiuto. Dai raga, dai. Quello si è buggato male. Dov'è? No! Cool, ero di merda. Animale. Dai, no, non ci credo, sai che avremmo perso la missione, raga. Eh sì. Ecco il primo, ragazzi. Andiamo al secondo. Via! Ed ecco il secondo, ragazzi. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Caricamento zona 3. Missione completata ragazzi. Ora vediamo se... Sì, facciamo sto avanzamento ragazzi. Vamos. E facciamo anche l'avanzamento qui. E anche qui ragazzi. Mamma mia ragazzi, non ci chiederò mai, ho sbloccato un sacco di cose, tutta questa è nostra, raga. Non ci credo. Comunque. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao ragazzi!